Ed eccoci qui, oggi ho due ospiti, due appassionati e studiosi di storia dell'informatica, un professore e un ricercatore, salve entrambi, Ciao. Ciao. che ci racconteranno, per così dire, la vera informatica, non quella a cui siamo solitamente abituati a vedere su YouTube con gadget, benchmark, notizie ed altro. Allora, HMR e OGST, questi sono gli oggetti della conversazione. Ovviamente ora, pubblico da casa, vi starete chiedendo di che cosa si tratta. Allora, in pratica HMR è un progetto di ricerca in storia dell'informatica. Questo è quanto recita la prima riga dell'omonimo sito. OGST invece è un sottoprogetto legato in particolar modo a un corso universitario, storia dell'informatica. Non voglio dire altro, non voglio fare ulteriori premesse, giusto per farvi capire un po', la posizione dell'argomento. Quindi, incominciamo per gradi, con una domanda scontata. Chi siete e cos'è HMR? Vado io? Ah, io mi chiamo Giovanni Cignoni, sono un informatico laureato a Pisa con la laurea originale, quella in scienze di informazione. Poi sono diventato anche ingegnere e mi occupo di informatica, quella moderna, soprattutto ingegneria del software, modellazione dei sistemi e business intelligence. Questa è la mia vera vita. Poi di notte mi metto il mantello, la maschera e mi diverto con la storia dell'informatica. È una cosa che è cominciata seriamente ormai da una quindicina d'anni. HMR, che significa creando la macchina ridotta, e poi ci torneremo meglio sopra dopo, è un progetto indipendente che è nato proprio a seguito di questa curiosità e che poi ha coinvolto tante altre persone. Nicolò è una delle tante, anche più attive almeno in questo periodo. E basta, ho finito anche per insegnare la storia dell'informatica, come prima avevo insegnato altre materie come ingegneria del software e simulazione, però ecco, io non sono un professore, quindi il titolo, se si potesse evitare, sarebbe meglio. Ok. Vuoi dire qualcosa te, Nicolò? Sì, mi presento anch'io. Io mi chiamo Nicolò Pratelli, sono un neolaureato ancora in informatica umanistica e lavoro come assegnista di ricerca al CNR, all'Istituto Allisti. Ho incontrato durante il mio percorso universitario la strada, diciamo, con HMR tramite il corso di storia dell'informatica e poi ho finito per farci entrambe le tesi, quella triennale, dove è nato poi il progetto OGST, e poi ho continuato anche con la tesi magistrale, ho continuato a collaborare con il progetto Hackerando la macchina ridotta fino ad oggi e ho finito poi per curare e dare una mano a curare i progetti per il corso di storia dell'informatica. Anch'io, ahimè, ahimè, perché ora sarebbe bello, non sono un professore, comunque in più aggiungo che sono un appassionato dell'informatica e della tecnologia a tutto tondo, di fotografia, e quindi mi definisco a metà tra nerd e geek, insomma, E questo è un po' ciò che mi piace basta, alla fine essere. si va a rifinire sempre lì in questo campo, è ovvio. Bene, io vorrei andare un po' più da vicino. Mi piacerebbe sapere come si concretizza HMR. È bello sentir quello che è stato detto, ma occorre anche andare nel campo, per così dire. Perciò, per riscoprire la vecchia elettronica e informatica, immagino che occorra provare, testare degli oggetti che venivano creati ed operati alle origini, no? Allora, dunque, io partirei dal nome. HMR sta per hackerando la macchina ridotta. Allora, la macchina ridotta è il primo calcolatore elettronico costruito in Italia, a Pisa nel 1957. Perché questo nome hackerando del progetto? Perché quando il progetto è nato, nel lontano 2006, in quel momento io mi occupavo in realtà di simulazione e cercavo un caso di studio, un progetto di ricerca che si occupava di simulare sistemi hardware.
Così come idea anche, vabbè, la storia dell'informatica mi aveva sempre incuriosito, eccetera, eccetera, per cercare un caso di studio, fondamentalmente una demo di un sistema di simulazione, mi venne l'idea, ma faccio la simulazione del primo calcolatore costruito, in Italia, che al tempo si sapeva essere la calcolatrice elettronica pisana. E ero convinto anche che fare il simulatore, la parte difficile fosse fare il simulatore, ma trovare la documentazione della macchina fosse una cosa normale, ovvio. Il primo calcolatore costruito in Italia sicuramente avranno tenuto la documentazione, sicuramente ci sarà tutto negli archivi, nelle biblioteche, una cosa così importante. Ecco, e mi sono scontrato invece con la difficoltà di trovare la documentazione del primo calcolatore costruito in Italia. Non solo. Ho cominciato a scoprire anche che quello che si sapeva del primo calcolatore costruito in Italia era largamente sbagliato, perché quando ho cominciato a rovistare negli archivi, cercare informazioni e così via, appunto è venuta fuori questa macchina ridotta, che era il primo delle due calcolatrici elettroniche pisane che sono state costruite, e che era un pochino misterioso, era scomparso dalla storia per un sacco di motivi, uno fra tanti era che per esempio non aveva avuto un'inaugurazione. E quindi non aveva avuto l'attenzione della stampa e del grande pubblico, e quindi era rimasto un pochino nascosto. La seconda, invece, quella costruita nel 61, era stata inaugurata, era venuto anche il presidente della Repubblica, allora Gronchi, a Pisa a inaugurare, cosa, quindi Penso un aveva po'. avuto una grande eco mediatica, e quindi tutti conoscevano questa seconda calcolatrice elettronica pisana, e la prima se ne erano dimenticati. Allora, per capire davvero qual era l'importanza della prima, quanto fosse diversa dalla seconda, quanto fosse importante nella storia del progetto e nella storia anche dell'informatica italiana, bisognava scoprirne tutti i segreti che erano praticamente stati dimenticati. Bisognava hackerarla, e qui sta l'altro pezzo del nome del progetto, perché hacker significa una persona curiosa, ma poi l'uso giornalistico oggi lo identifica con i pirati informatici, ma il significato originale è di una persona che non si accontenta di sapere usare gli strumenti, tipicamente quelli informatici, ma vuole capire davvero come funzionano fino in fondo tutti i dettagli. Ecco, e per ricostruire il primo calcolatore elettronico, per me, bisognava capirne tutti i dettagli. E poi da una cosa tira all'altra, il progetto poi non si è occupato solo della macchina ridotta. Macchina ridotta era il nomignolo con cui chiamavano la prima calcolatrice elettronica pisana, era una sorta di nome affettuoso che gli avevano dato i ricercatori stessi che l'avevano costruito. E questo è HMR, è un progetto che si occupa di scoprire la storia informatica davvero, senza accontentarsi di una conoscenza superficiale, ma andando fino in fondo. E non solo cerca di scoprirla, ma cerca anche di raccontarla. Quindi di far partecipe il pubblico, un pubblico più ampio possibile, delle cose che si scoprono perché sono interessanti, e appunto a volte anche ci fanno capire come la storia non solo sia una questione di scienza, tecnologia, ma ci siano dietro anche tante cose per cui una macchina importante scompare dalla memoria perché, per esempio, appunto non è stata inaugurata, oppure perché le persone che poi sono rimaste a lavorare a Pisa e quindi hanno conservato la memoria sono solo le persone che hanno lavorato alla seconda, quelle prima hanno avuto altre strade e quindi la memoria si è persa perché non c'erano più qui a testimoniare il loro lavoro. E oggi STI, però qui ora lascio la parola a Nicolò, è appunto un progetto di HMR dedicato proprio a raccontare la storia dell'informatica. OGST nasce appunto per raccontare la storia dell'informatica e lo fa a partire dalla curiosità, quindi cerca di stimolare la curiosità del lettore, di chi si interessa alla storia dell'informatica tramite l'espediente, chiamiamolo così, dell'almanacco, quindi raccontando giorno per giorno. Questo permette in qualche modo di avere dei mini eventi, degli eventi più piccoli, in modo da poter entrare un pochino più nel dettaglio senza però andare o annoiare con lunghe storie di cui ci sarebbe magari bisogno cioè ci sarebbe bisogno di essere più lunghi in qualche modo. Si cerca di essere contenuti e di raccontare la storia dell'informatica in qualche modo stimolando la curiosità.
Alla fine ci si concentra a partire da delle date puntuali per esplodere l'evento e raccontare un singolo evento, magari connessi, gli eventi possono essere connessi l'uno con l'altro, in ogni caso questo è OGST. E la sua missione, chiamiamola così, di diffusione nasce appunto perché c'è un po' un vuoto di questa correttezza di informazione. No, è giusto che ci sia tutto questo testo perché poi alla fin fine è bello che l'utente vada anche ad approfondire per sé, quindi andare a documentarsi ulteriormente per capire quel determinato argomento, altrimenti non c'è anche, per così dire, quella magia, no? Nello scoprire e quella soddisfazione di capire certe cose. L'obiettivo quindi, da quanto ho capito, è capire come funzionavano le vecchie macchine, ma chiaramente intuisco che non è l'unico scopo, ovvero quello che si viene a sapere, poi è bello appunto divulgarlo, abbiamo visto con OGST, e raccontarlo a tutti quanti. Perciò non esclusivamente, secondo me, deve essere un sito solo agli addetti del mestiere, dico bene? Ah, sicuramente l'intento è quello di raggiungere un pubblico più ampio possibile perché, prima di tutto perché l'informatica oggi coinvolge un po' tutti in qualche Eh sì, modo ormai. obbligati a avere a che fare con strumenti che appartengono all'informatica. E saperne la storia è importante, a volte ci rende anche diciamo meno ingenui come consumatori. Sapere per esempio che l'informatica non è nata grazie alle marche che oggi sono più presenti sul mercato. Queste hanno ereditato i risultati di molte altre persone che ci hanno lavorato. Ci permette di guardare a queste marche con un pochino meno di soggezione o Certo, no, poi di se uno va a vedere, scusa se ti interrompo, ma se uno va a vedere le vere storie, per esempio di Samsung, di Nokia, tante altre marche, alla fine non sono proprio nate nella tecnologia. Cioè, Samsung esiste da circa 150 anni, se non erro, perciò le vediamo ora perché sono diventate popolari, perché hanno avuto anche tutta un'altra loro storia attraverso altre fabbricazione di altri oggetti, non solo dell'informatica, quindi Sì, appunto. ci sono tantissimi elementi che nella storia ci permettono appunto di conoscere meglio quello che è successo e quindi di essere anche più critici, più consapevoli in generale. Ok, ora mi piacerebbe andare più dietro le quinte. Sul sito ho notato un simulatore dal nome alquanto bizzarro, si chiama Ribau. E è bello vederlo all'azione, giocarci diverse volte, ma poi mi sono chiesto da dove si è partiti per creare questo calcolatore virtuale? In che modo sono state prese le informazioni della vera macchina? Quanto tempo occorre per la progettazione, per riorganizzare tutti i dati? Metterli all'opera, un po', insomma, si è detto prima attraverso l'archivio, però andando più nel preciso, più a fondo, quale iter ci potrebbe stare per poter Allora, realizzare un calcolatore, anche in ti racconto. generale, virtuale, naturalmente. Allora, nel caso Ribau è il nome del progetto di ricostruzione e si chiama Ribau perché il calcolatore originale si chiamava Cane, sta per calcolatore automatico numerico educativo, Sentila. che era un calcolatore didattico usato quando nel 69-70 attivarono a Pisa il corso appunto di scienze dell'informazione. I calcolatori didattici all'epoca erano uno strumento didattico comune, erano macchine che erano fatte apposta per essere un pochino più semplici dei calcolatori veri, non avere per esempio quei difetti oppure quelle complicazioni che derivano appunto dall'essere un calcolatore reale con tutti i suoi problemi di uso, consumi, uso delle periferiche, compatibilità, eccetera, eccetera. E quindi si prestano meglio a spiegare agli studenti come funzionano davvero le macchine.
L'idea di ricostruirlo è perché l'anno scorso cadeva il cinquantenario dell'istituzione del corso di laurea e per festeggiarlo a HMR come contributo, invece di fare soltanto cerimonie o cose del genere, ha detto ricostruiamo un calcolatore che era proprio caratteristico di quell'esperienza didattica, perché era il calcolatore che gli studenti conoscevano nel primo esame di informatica che affrontavano, che all'epoca si chiama teoria e applicazione delle macchine calcolatrici, l'esame di TAM. Quindi questa è l'idea di base. Per ricostruire un calcolatore bisogna sapere tutto del calcolatore. Bisogna avere gli archivi, trovare tutte le informazioni. Questo era un calcolatore che era stato sviluppato come tesi di laurea da uno studente che aveva fatto il simulatore, perché era già nato come simulatore. Non era un calcolatore vero, essendo un calcolatore didattico, era un simulatore che girava su una macchina dell'epoca del 70-90. Del Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico, un altro istituto di Pisa che ruotava intorno appunto agli istituti di ricerca dell'informatica pisana, e quindi va negli archivi, cerca la tesi originale, cerca gli articoli che sono seguiti alla tesi, rapporti tecnici, insomma, acquisisci tutte le informazioni. Poi noi siamo stati particolarmente fortunati, e questa è un'altra bella, questo anche nella storia della macchina ridotta, successo, abbiamo avuto la fortuna di lavorare con la persona che l'aveva sviluppato, cioè lo studente che aveva fatto quella tesi 50 anni fa, Giuliano Pacini, che poi è diventato docente all'Accademia Militare di Livorno di informatica. E quindi anche lui è stata una persona utile con i suoi ricordi, con le sue memorie, ci ha indirizzato e poi ha partecipato anche perché si è divertito anche lui a ricordare la fatto. Giustamente, no, però immagino che ci è voluta tantissima pazienza e Sì, tempo è stato un lavoro di per quasi 2 cercare. anni, ora, e ci hanno lavorato in quattro praticamente. Io, Alessandro Cignoni, che capita di essere mio figlio, che ha subito, sai, le colpe dei padri ricadono sui figli, Giuliano Pacini e Daniele Ronco, che è il nostro uomo all'archivio di Pisa. È la persona che cura l'archivio del storico dell'Università di Pisa e che quando c'è da cercare i documenti, insomma, è un pezzo indispensabile del progetto. Quindi, dopo aver recuperato tutti questi documenti, si è cominciato a costruire il simulatore. Io mi sono occupato della parte proprio di simulazione della macchina e Alessandro invece si è occupato della parte di interfaccia, cioè quella che si vede, no? Per poi giocare. E si è deciso di farne un simulatore web. Quindi le tecnologie sono JavaScript, CSS. La scelta di farlo web è perché così è sicuramente Accessibile a fruibile, no? tutti. Accessibile a tutti. Poi abbiamo fatto anche un po' di ricerca storica per cercare l'uso nella didattica. E quindi, per esempio, Daniele Ronco all'archivio ha recuperato tutti i registri delle lezioni e poi ci siamo spulciati i registri delle lezioni per vedere quanto è stato usato, finché è stato usato e così via. Quindi hanno cominciato a usarlo nel 70-71 e poi gli ultimi lo hanno usato fino ai primi anni 90. Quindi ho avuto una storia didattica lunghissima. Poi abbiamo fatto ricerche bibliografiche più ampie per vedere cosa facevano negli altri paesi, per vedere per esempio quali erano gli altri calcolatori didattici importanti e poi alla fine l'ultime cose che si fanno sono gli eventi per raccontarlo. Abbiamo raccontato agli studenti di informatica umanistica in un seminario di quelli organizzati dal Laboratorio di Cultura Digitale, abbiamo scritto un articolo che abbiamo presentato alla Didamatica, così funziona. Quindi questo è il lavoro che c'è dietro a uno dei progetti di HMR. Ma ora volevo fare una domanda un attimo a Niccolò. L'informatica, la storia dell'informatica, è bene raccontarla a più utenti possibili, immaginabili, però bisogna raccontarla nella giusta maniera. E quindi, Niccolò, è giusto parlarne in maniera superficiale, generica, come di solito succede, vediamo nei TG, in generale in televisione, oppure l'informatica avrebbe bisogno di focalizzazione. Mi riferisco,
soprattutto al blog, no? Oggi STI, che magari può dare un'idea su questo. Beh, diciamo che oggi sti parte un pochino, non in polemica, ma un pochino in contrapposizione alla logica in qualche modo wikipediana, cioè della pubblicazione prima del contenuto e poi del controllo dell'informazione, che è un po' quello che succede in tanti meccanismi del web, se vogliamo chiamarla così, si potrebbe chiamare la logica del like, cioè quella che sopravvive l'informazione che ha più like, arriva a più utenti quella che ha più like. E questo va un po' in contrapposizione con tutta quella che è la diffusione della cultura scientifica che funziona per articoli, paper, dove c'è un controllo dell'informazione pre-pubblicazione, con la peer review, la revisione tra pari. Oggi sti cerca un po' di unire le due anime e quindi di introdurre un sistema collaborativo da una parte. E però introducendo, cercando in qualche modo di prendere le buone pratiche della peer review dall'altra. E quindi l'informazione viene pubblicata solo dopo che c'è stato un controllo di esperti. E quindi questo permette di concentrarsi sulla qualità in qualche modo dell'informazione. La cosa difficile da fare è essere veloci, essere bravi in questo, perché chiaramente la cosa che più contraddistingue gli articoli scientifici, la scienza in generale, è proprio. Scusami se ti ho interrotto, ma è partito Siri dell'iPhone. Ma Cioè, figurati, magari hai figurati. No, io non ho tolto sentito perché Siri. magari non so se si disattiva il microfono e quindi sento solo la mia No, voce. è perché ho l'iPhone e lo devo tenere vicino per la connessione. Vabbè, lasciamo stare. Scusa se ti ho interrotto, ma No, se no, ti preoccupare, no non l'avevo si sentito. capiva per bene il discorso. No, comunque dicevo che Sì. sostanzialmente la logica della scienza è la lentezza, perché serve un controllo dell'informazione. Con oggi sì, si cerca di introdurre questa logica nella diffusione della storia dell'informatica. E quindi abbiamo introdotto una sorta di peer review dove ci sono dei redattori che possono collaborare fra di loro, scrivere delle date e delle informazioni di storia dell'informatica, e poi dei revisori che vanno a controllare e verificare quelle informazioni. Come lo fanno? Naturalmente il redattore deve inserire dei riferimenti, delle fonti, tutte le informazioni che vanno a strutturare il corpo dell'evento. E la narrazione in generale di un evento devono essere giustificate da dei riferimenti. E questo è il nostro modo, è il modo della scienza in qualche senso, di concentrarci su queste focalizzazioni, sull'entrare nello specifico e giustificare con documentazione di qualsiasi tipo, ma purché sia affidabile in qualche senso. È importante far notare anche argomenti non secondari, ma più settoriali, più tecnici, magari più, per esempio, avevo visto come dicevo prima, delle pagine sui brevetti. Sì, i brevetti per esempio sono un modo semplice e facile per avere una documentazione con una fonte affidabile, perché c'è il brevetto, e per narrare una storia un pochino più tecnica, che è quella registrata del brevetto. Poi ci sono anche narrazioni meno conosciute, per esempio Sketchpad, che qualcuno conosce magari meno, è la prima interfaccia touchscreen utente, oppure altre narrazioni un pochino meno conosciute. Anche personaggi, tutti conoscono più o meno Turing, ma ci sono stati anche tanti altri, von Neumann. Cioè, in realtà si cerca di coprire tutta la storia dell'informatica, chiaramente concentrandosi e partendo da una data puntuale, formata di no, cioè, poi magari lo vediamo dopo, che è formata da un giorno, un mese, un anno. E partendo da quel punto di partenza lì, si deve trovare degli espedienti per narrare poi la storia dell'informatica. E quindi escono fuori, quasi un po' a sorpresa, degli eventi meno conosciuti, meno mainstream, però, Sono cioè, sempre comunque. importanti, sono sempre, dovrebbero risultare sempre fondamentali, no?
stimolare la servono anche a far vedere quanto ampia sia la storia informatica. Uno dei difetti della narrazione, diciamo, quella fatta dai giornali o da documentari o anche dai film, è una narrazione che si concentra su pochi personaggi, su pochi eventi, su poche marche, su poche macchine, perché queste nell'immaginario collettivo rappresentano l'informatica. Però l'informatica è fatta anche di tante altre cose che non hanno avuto la fortuna di raggiungere il pubblico così, però non sono meno importanti. Sapere per esempio che negli anni 20 esistevano delle calcolatrici meccaniche che erano prodotte in milioni di unità e che queste calcolatrici erano usate da persone che si chiamavano calcolatori all'epoca e che questi calcolatori erano per lo più signore, no? Che avevano un'occasione di lavoro e anche di emancipazione, quindi sapere che l'informatica, in particolare le calcolatrici meccaniche, hanno contribuito a quella che è la storia dell'emancipazione femminile, è una cosa che magari pochi si aspettano, però è un pezzo importante della storia dell'informatica e portarlo in evidenza, per esempio ricordando la data in cui una signora, che poi divenne anche una delle protagoniste della didattica dell'uso di queste calcolatrici e quindi della formazione di altre donne, ragazze, come era stata lei, è un fatto curioso che però appunto ha la sua importanza per dire, insomma, la data ora non me la ricordo di preciso, il 1 agosto 1920 Lillian Conley ottiene il diploma di contometrista. Quello è l'inizio della sua carriera, poi questa signora farà una brillante carriera perché diventerà poi la direttrice della scuola di contometristi. Quindi è il primo passo della sua carriera. Però ecco, c'erano milioni di persone nel mondo che lavoravano così, la maggior parte erano donne che avevano l'occasione appunto di avere uno stipendio proprio, quindi una certa indipendenza economica, che è una parte importante nella storia dell'emancipazione femminile, in anni che appunto sono quelli in cui le donne cominciano a chiedere il diritto al voto. Questi progetti sono legati a un corso universitario. Io, facendo informatica umanistica a Pisa, ho scelto di fare questo corso per la pura curiosità e interessamento, e quindi magari ci potete dire che funziona anche questo progetto legato allo studio accademico, universitario. Diciamo che la grossa fetta degli eventi di OGST al momento, perché comunque è relativamente giovane, proviene da progetti di studenti che quando vanno a dare l'esame devono realizzare 3-4 eventi di OGST da poi discutere all'esame per misurarsi concretamente con una ricerca storica. Questo è parte dell'esame. Quindi OGST è cresciuto grazie agli studenti, grazie agli studenti. È anche nato grazie agli studenti. È anche nato grazie agli studenti, sì, però... Non partecipare, a caso. Però nel senso è cresciuto grazie al lavoro fatto dagli studenti che si sono misurati. Quindi, se si vuol dire, la scelta degli eventi principali, quelli che sono presenti, perché ahimè non si copre ancora tutti i 365 giorni dell'anno, è una scelta volontaria effettuata poi dai progetti studenteschi che decidono per interessi personali di concentrarsi su eventi che interessano principalmente loro. Quindi magari se uno va a farsi un giro su OGST dice: ma perché non c'avete la nascita di Steve Jobs? Vengo io, lo faccio, lo scrivo e così si completa. No, però nel senso uno dice... Sì, è una scelta di studenti, cioè studenti hanno deciso per il momento di fare questo evento. Esatto, però... anche perché ricordo che in un singolo giorno ci possono essere più articoli, quindi insomma uno si può ancora di più sbizzarrire, giustamente, anche perché sennò sarebbe limitato il funzionamento. Quindi in una giornata si possono trovare 5 articoli. Sì, sì, chiaramente poi ogni giorno possono esserci più in quel giorno, nei vari anni sono successe vari eventi. Per esempio
ricordiamo alcuni Nobel. Il Nobel viene consegnato il 10 dicembre, quindi il 10 dicembre, se uno va, abbiamo magari più Nobel relativi alla storia dell'informatica o a eventi interessanti. Comunque il contributo studentesco è importante e permette di misurarsi per la prima volta con le stringenti linee guida di OGST, che sono poi quello che, al quale un redattore deve attenersi e un revisore controlla. Le linee guida servono principalmente per dare un indirizzo e decidono anche quali eventi vale la pena. Per esempio, noi abbiamo fatto la scelta deliberata di non ricordare le morti perché non lo troviamo carino, però è una scelta che non è molto condivisa, visto per esempio quest'anno che si celebra l'anniversario della morte di Dante e è celebrato in tutta Italia e ne stanno facendo eventi da tutte le parti. Per noi è una scelta, a meno che la morte non sia significativa per la storia dell'informatica. Però se c'è da ricordare un personaggio, la preferenza poi va sempre al fatto, non come morto. Esatto. Cose del... Se poi non si trova una data, va bene la nascita o il compleanno. Tipo, magari la morte di Turing è abbastanza curiosa e interessante da raccontare, però diciamo è un'eccezione. Poi giustamente è meglio concentrarsi su quello che ha fatto personalmente, il personaggio. Personalmente è un dettaglio un filino macabro, probabilmente anche non rispettosissimo della sfera privata della persona. Giusto. Turing, penso che anche lui avesse molto più piacere a essere ricordato per le tante cose che ha fatto. Esatto. I dati se ne possono trovare per quello che ha fatto, che non per il modo, diciamo, non ordinario in cui è passato a miglior vita, come si dice. Secondo me quel modo lì fa un po' parte del racconto un po' sensazionalista, no? Il fatto stesso che Turing sia uno dei personaggi dell'informatica che è molto più noto deriva proprio dalla sua vita personale, per certi versi anche drammatica, no? Che fa sì, sì, che diventi per gli sceneggiatori di film un personaggio importante. No? Se uno fa un'analisi, per esempio, dei film che sono stati fatti sugli scienziati, È triste che non ci siano gli scienziati che hanno fatto grandi cose ma hanno avuto una vita familiare, una vita personale, una vita anche medica normale. No? C'è A Beautiful Mind che ci ricorda Nash che era schizofrenico, Turing che vabbè, oppure Hawking, hanno fatto il film su Hawking, anche lui. Per gli sceneggiatori è naturale, perché... Sì, perché erano figure particolari. E offrono, cioè danno molti più spunti allo spettatore per emozionarsi, vivere un dramma personale e così via. Però come fusione della storia della scienza, diciamo, è una visione parziale, è una visione appunto da sceneggiatore di film. No? E tanti altri scienziati che hanno dato contributi importantissimi ma non avevano storie interessanti perché appunto non erano malati, non avevano vengano dimenticati, e questo è un peccato. Tra l'altro rischia anche di far passare il messaggio che la scienza è fatta da pochi. Esatto. Si raccontano sempre questi pochi, mentre invece la scienza è da sempre un lavoro collettivo in cui sono tantissimi risultati e ogni risultato c'è perché è costruito sopra i risultati di quelli che sono venuti prima, e non ci sono persone che sono così più importanti delle altre che meritano di essere le uniche a essere ricordate, celebrate e così via. Anche questo, diciamo, è uno degli obiettivi di OGST, perché è giusto far capire la grandezza di questo campo, in generale della scienza.
Quindi, allora, io vi ringrazio per il vostro contributo, perché avete dato delle informazioni utili e uniche, esclusive, diciamo, perché, come dicevo all'inizio video, non è facile trovare questi tipi di contenuti online. E bene, io, per gli utenti, lascio in descrizione tutto quanto, quindi... se volete approfondire HMR e OGST avete tutto il materiale necessario, così potete andare a capire come esplorare il blog, capire quali tipi di articoli sono presenti, come partecipare se uno eventualmente vuole contribuire alla creazione di qualche articolo. E bene, spero di rivederci presto, parlare anche di qualche altro simulatore, sarebbe... Okay. Anche so che c'è un museo a Pisa, un museo che conserva questi calcolatori, è stata riprodotta anche la CEP, se non erro. No, ma la CEP è conservata, la seconda CEP è conservata originale. In originale, sì, sì, al momento però non so, penso che sia chiuso. Sì, sì, è chiuso. Al momento... Ma non per la situazione, proprio pre-pandemico, per ristrutturazione. Ok, vabbè, quando ci sarà possibilità magari sarebbe carino anche far vedere visivamente, proprio dal vivo, quei oggetti e la CEP. Va bene, allora grazie ancora. Grazie a te. E in bocca al lupo per tutto e ci risentiamo. Ciao. Grazie. A presto. Ciao. Ciao.